Ciao amici di Wisbeck.it, sono Gianluca Villa e oggi vi vado a presentare i nuovi stivali TCX RS2 Evo. Top di gamma, destinati all'utilizzo sportivo e in pista, sono corredati del famoso sistema TCS, Torsion Control System. La casa trevigiana in questo caso ha aumentato il livello inserendo il carbonio, infatti questo TCS è Carbon Technology. In cosa consiste questo sistema? Sono praticamente un esoscheletro con quattro punti di snodo che permette una certa mobilità del vostro piede all'interno dello stivale, o perlomeno di tutto lo stivale, nelle condizioni normali di utilizzo in moto. Però in caso di caduta va a tutelare evitando eccessive escursioni. Se voi vedete, io vado a premere, in questo caso c'è un movimento dell'esoscheletro perché non è bloccato il vostro stivale. Perfetto. In caso di caduta, voi siete tutelati. Altra cosa importante di questo stivale è il Air Precise Fit System, ovvero è un cuscinetto a sezioni differenziate che si gonfia tra il dorso e la tibia a garantire una migliore calzata. Come si agisce questo sistema? Con questa pompetta. Premendo, vado a gonfiarlo e vado a rendere la calzata precisa. È uno dei sistemi che utilizza questo stivale per rendere, diciamo, la calzata precisa e ottimale per l'utilizzo in pista dove si arrivano in condizioni estreme. In questo caso ho finito di gonfiarlo, lo lascio e il sistema resta gonfio. Nel momento in cui devo togliere lo stivale, vado ad agire su questa valvoletta, si scarica l'aria e io posso toglierlo o anche tenerlo su, ma con meno pressione. Continuiamo a vedere l'esterno di questo stivale partendo dal basso. La suola in gomma, sezioni differenziate, ottima aderenza sulla pedana, antiscivolo. Zona TPU a proteggere lo stivale nell'utilizzo del cambio. In TPU c'è anche questa scocca in zona tibia con delle prese d'aria. All'interno c'è una rete metallica a favorire il flusso e a proteggervi. Tutto traspirante e soprattutto traforata questa zona in corrispondenza del sistema di cuscinetti che si gonfia, a garantire alta traspirabilità, sono stivali estivi o comunque stivali destinati all'utilizzo non col bagnato. Troviamo uno slider in questo punto intercambiabile con una vita scomparsa e anche in metallo troviamo sempre sul tallone uno slider, in questo caso è a scatto. Abbiamo un altro sistema in carbonio di tutela del vostro piede dallo schiacciamento. Questo è lo stivale all'esterno. Andiamo dentro a vedere com'è fatto. Farò un po' di rumore. Eccoci. All'interno c'è una piccola scarpetta che vi permetterà di trovare ancor più comfort e ancor più precisione di calzata. Gli interni sono in AirTech, ovvero un materiale traspirante, antibatterico e ipoallergico. La suola anatomica, tra la suola e il battistrada troviamo sostanzialmente degli spessori differenziati a ridurre anche le vibrazioni. Sul tallone c'è una scocca anti-shock a proteggere ulteriormente il vostro piede in caso di urto e cosa interessante, quando si va a chiudere lo stivale, a volte è compresso perché c'è dentro la tuta, quindi la calzata è un po' più larga. In questo caso, questa zona elastica va a permettervi di chiudere la zip senza problemi. Poi si chiude completamente col suo velcro e lo stivale è sigillato. Colori: bianco e nero come nell'articolo e in questa demo, rosso e nero e completamente nero. Stiamo parlando di uno stivale da 319 euro, top di gamma quindi, e sostanzialmente sviluppato anche nelle competizioni. Spero che l'articolo vi è piaciuto, vi invito a seguirci sempre, a trovarci nella prossima recensione, vi saluto e buon giro da Gianluca Villa per wismag.it. Ciao!